Oggi parliamo di un grande e piccolo telescopio, un telescopio della William Optics, in questo caso uno Zenith Star 73 mm di apertura, di fuoco 5,9 per una focale di 430 mm. Il peso del telescopio è di soli 2,5 kg. Ha un fogheggiatore a cremagliera, vediamo sotto, eccolo qua. E il kit che viene venduto da Unitron Italia prevede il telescopio, più gli anelli naturalmente, più gli anelli per il telescopio guida, il telescopio guida da 50 mm, eccolo qua, questo, molto bello. E in fondo ha il rotoclock che consente di autocentrare la camera con il fogheggiamento sull'anello azzurro. Quindi si mette a fuoco e si blocca il sistema. Inoltre è dotato di uno spianatore full frame dedicato a questo telescopio, con attacco da questa parte dal telescopio e da questa parte M48. Adesso vediamo in dettaglio il telescopio. Allora, innanzitutto scopriamo la lente anteriore, che è dotata di un tappo metallico. Molto bello, ben fatto, rifinito molto bene, con un velutino interno nero. E possiamo vedere una cosa molto importante di questo telescopio, che è un doppietto apocromatico in vetro FPL 53 e non FPL 51, quindi ad alte prestazioni apocromatiche, quindi risulteranno delle immagini perfettamente incise e soprattutto senza colori secondari o senza frange di colori intorno agli oggetti più luminosi. Parliamo della Luna, di Venere, di Sirio, della stella Vega, per esempio. Molto interessante, poi sotto è la barra Vixen che è già inclusa dentro e ha un foro filettato per un attacco fotografico, volendo. Quindi possiamo metterlo su un cavalletto fotografico o su una montatura alta azimutale oppure equatoriale. Abbiamo detto molto importante il fogheggiatore a cremagliera. Quindi significa che può sopportare anche carichi pesanti di camere CCD con spianatori, riduttori, ruote portafiltri ed è possibile bloccarlo nella sua posizione in maniera molto ferma. Inoltre, questo fogheggiatore è il nuovo fogheggiatore della William Optics con la riduzione 1 a 10, presente anche nei vecchi modelli, ma in queste nuove versioni la meccanica è nettamente superiore. Quasi paragonabile alla meccanica di un feather touch, quindi la risposta al tatto è molto sensibile, piacevole, non è più un fogheggiatore mollo, per così dire, dove non avevamo una sensibilità al tocco. Adesso noi riusciamo a fogheggiare rapidamente con le due ruote grandi argentate o in maniera di alta precisione con rapporto 1 a 10 con la piccola ruota. Il telescopio presenta dietro un riduttore, quindi diciamo il telescopio è da 2 pollici con 3 viti di fermo ed è in dotazione un riduttore da 31,8 mm con la vite di blocco, come vediamo qua. La cosa molto interessante è che insieme al telescopio viene dato nel kit Unitron Italia il telescopio guida, questo, molto bello, fatto molto bene. Adesso togliamo il tappo, quindi riusciamo a vedere anche il centro della lente. E notiamo che la messa a fuoco è fatta tramite questo anello azzurro, per cui allentandolo è possibile svitare o avvitare il corpo della finale del telescopio e mettere a fuoco. Infine, avvitando la ghiera blu, si blocca tutto il sistema. Il telescopio deve essere inserito dentro gli anelli che sono in dotazione e fissato con le viti che sono anch'esse in dotazione. Quindi infiliamo il telescopio, inseriamo le viti, dobbiamo centrare il telescopio naturalmente di guida con il telescopio principale e siamo pronti a fare le nostre osservazioni. Il telescopio è abbastanza leggero, abbiamo detto che pesa circa 2,5 kg, quindi facilmente trasportabile anche in viaggio e ha circa 45 mm di barra Vixen di sua lunghezza e può diciamo sopportare anche carichi pesanti grazie a questo accessorio. Lo spianatore in dotazione
ha l'attacco anteriore per il telescopio, quindi necessita di svitare l'anello azzurro in questo modo. Quindi viene via sia l'anello che il riduttore da 2 pollici a 31,8. Eccolo, quindi viene svitato in questo modo. E al suo posto viene avvitato lo spianatore di campo. Eccolo qua. Lo fissiamo bene, togliamo il tappo anteriore. A questo punto noi qua dobbiamo mettere, ecco è tutto fisso, dobbiamo mettere un anello adattatore per la nostra macchina fotografica. Questo anello adattatore non è in dotazione perché ognuno dovrà comprare quello di cui necessita per la propria macchina. Nel nostro caso abbiamo qui, per esempio, un adattatore da 48 mm, quindi un M48 della Bader per la Canon EOS. Quindi questo adattatore deve essere semplicemente avvitato in fondo e qui attacchiamo la macchina fotografica, semplicemente. Quindi attacco diretto. A questo punto abbiamo un corpo unico molto robusto, perfettamente spianato. Lo spianatore vi ricordo che è un doppietto, quindi noi abbiamo due più due lenti, diventa un quadrupletto estremamente fotografico. La cosa importante da ricordare è che essendo non un Petzval, quindi con le lenti al centro, questo telescopio senza lo spianatore naturalmente può essere utilizzato adeguatamente anche sul sole, perché non ha lenti all'interno ma ha solamente la classica lente frontale, il doppietto. Vi ricordo che il doppietto non è un normale doppietto FPL 51, ma è un FPL 53. Questo significa che queste lenti normalmente sono utilizzate solo in telescopi di più ampie dimensioni, quindi a partire dai 100 mm. In questo caso William Optics ha inserito questo vetro ad alte prestazioni anche in un telescopio piccolo, rendendolo così estremamente efficace. Quindi eccezionale, quindi vi ricordo che l'FPL 53 è una fluoride sintetica. Quindi ci aspettiamo grandi prestazioni. Interessante anche nel fogheggiatore sulla ruota sinistra, come vedete, è presente un piccolo termometro che ci aiuterà a ritrovare il punto di fuoco al variare delle temperature esterne, specie nelle notti fredde invernali. Il paraluce è estraibile, molto bello, quindi perfettamente ben assestato sul tubo, e consente di evitare l'appannamento della lente nelle notti più umide. Quindi in questo caso abbiamo il telescopio, adesso monteremo il telescopio guida che farà anche da cercatore naturalmente, quindi può essere inserito dentro e viene fissato con le viti in dotazione che sono queste sei viti qua. Quindi centreremo il nostro telescopio e saremo pronti per le nostre osservazioni. Il tutto possiamo inserirlo in questa magnifica borsa imbottita in cordura della William Optics, anche questa in dotazione dalla Unitor Italia. Quindi nel kit troveremo la borsa, il telescopio con gli anelli del telescopio e gli anelli del cercatore o telescopio guida, l'adattatore da 2 pollici a 31,8. Troveremo naturalmente il telescopio guida o il cercatore ad ampio campo. Troveremo tutti gli anelli e gli accessori necessari attualmente, tutti i tappi e inoltre lo spianatore dedicato della William Optics per questo telescopio. Un accessorio che vi consiglio, che però non è in dotazione, è questo tappo che è diverso dal tappo originale, che vedete è leggermente più alto, che contiene una maschera di Batinoff. Quindi il coperchio è filettato a vite, eccolo qua, e quindi qua possiamo vedere la maschera di Batinoff. Inserendo questa maschera nel nostro telescopio, come se fosse il tappo del telescopio, eccolo qua, noi avremo una facilitazione enorme nella messa a fuoco fotografica dei nostri soggetti, proprio perché la maschera di Batinoff consente di capire se siamo perfettamente a fuoco o fuori fuoco a seconda delle frange colorate che noi vedremo nella nostra immagine. La maschera comprende anche il tappo, in maniera tale che noi senza doverla togliere possiamo fare anche un dark, per esempio. E possiamo lasciarla montata fissa sul nostro telescopio
al posto del tappo originale, questo. Quindi chiaramente sono intercambiabili molto facilmente, quindi possiamo togliere questo tappo, metterlo qua e rimettere il suo tappo originale, questo qua. Le differenze sono evidenti di dimensione, questo perché all'interno contiene la maschera di Batinoff, che non è da confondere con la maschera di Hartmann, questa è molto più potente, eccola qua, forse si vede con uno sfondo dietro, ecco qua. Questa però è un accessorio, non in dotazione, diciamo, va acquistato a parte. Molto, molto utile fotograficamente. Come dicevo prima, questo telescopio può essere utilizzato anche per il sole, perché essendo un doppietto non ha problemi di riscaldamento delle lenti. Naturalmente dovremo mettere il tappo sul telescopio cercatore o guida per impedire che la luce entri e ci venga addosso. Qui abbiamo installato un prisma di Herschel della Lanta e un oculare Teleview da 13 mm con un filtro solar continuum della Bader. Nonostante le nuvole, la giornata è abbastanza calda oggi, il sole è bellissimo, purtroppo però non presenta nessun tipo di macchia. Effettivamente l'osservazione è molto comoda, l'immagine è incisa, netta, i bordi del sole sono nettamente staccati dal fondocielo che è perfettamente nero. Quindi direi che è una buona immagine, un bel telescopio, un bel setup, come vedete, in questo momento l'abbiamo montato su una montatura alta azimutale, non motorizzata. La corta focale fa sì che il sole, per esempio, rimanga nel campo inquadrato per diversi minuti, quindi ci dà un'osservazione confortevole senza la necessità di continuamente mettere a punto la montatura per inseguire il sole. Ogni 2 o 3 minuti dovremmo fare una piccola regolazione per ricentrare perfettamente il sole, ma altrimenti potremmo resistere anche diversi minuti. Il telescopio è molto bello, si presenta bene, ha una bella finitura anche al tatto, una bella verniciatura e tutta la meccanica è molto buona, soprattutto il nuovo tipo di focheggiatore che consente una perfetta messa a fuoco micrometrica, dando una grossa sensibilità sulle dita dell'effettiva messa a fuoco del telescopio. Molto bello, veramente mi è piaciuto molto. Arrivederci alla prossima puntata.